Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video su richiesta. Sotto al video in cui avevo parlato delle città magiche, in cui avevo preso in particolare in esame Torino, Lione e Praga, una persona che mi segue mi ha chiesto se potevo fare un video simile anche su Napoli, che effettivamente è una città ricca di magia, di misteri, di simboli, di energia. Mi è sembrata un'ottima idea e quindi oggi parliamo di Napoli e dei suoi simboli nascosti. Partiamo dalla chiesa del Gesù Nuovo, che è in stile barocco. Questa chiesa è stata costruita nel XVI secolo su un palazzo preesistente, che era quello di San Severino. Questo palazzo era stato confiscato, era stato donato ai gesuiti, i quali hanno fatto costruire la chiesa mantenendo però l'aspetto originale della facciata, quindi hanno mantenuto praticamente la facciata originale del palazzo di San Severino e hanno poi costruito la chiesa. Questa facciata è particolare perché presenta delle pietre che sembrano delle piramidi e che hanno la punta verso l'esterno. Su qualcuna di queste pietre sono presenti dei simboli che fanno pensare ad un particolare tipo di alfabeto, che può essere interpretato secondo una chiave di lettura nascosta. La leggenda dice che Roberto Sanseverino, il proprietario del palazzo, durante la costruzione abbia interpellato degli esperti di simboli e di esoterismo, perché la sua idea era quella di far costruire un qualcosa che potesse portare e canalizzare energia positiva dall'esterno verso l'interno. Per fare questo, le pietre avrebbero dovuto avere un aspetto a piramide, ma con la punta rivolta verso l'interno. Invece sono state costruite al contrario, perché la punta è rivolta verso l'esterno, e questo si dice sia il motivo per cui su questo palazzo si sono abbattute delle disgrazie. Prima i beni di Roberto Sanseverino sono stati requisiti, poi è stato demolito il palazzo che ha mantenuto solo la facciata esterna, poi c'è stato l'incendio della chiesa, quindi la chiesa che è stata costruita sul palazzo, e poi ci sono stati diversi crolli della cupola, e quindi questo fa pensare che il motivo sia perché queste pietre, queste piccole piramidi con la punta verso l'esterno abbiano portato sfortuna anziché fortuna, quindi l'energia positiva non è stata canalizzata verso l'interno ma verso l'esterno. Sul significato dei simboli presenti su alcune di queste pietre sono state fatte diverse ipotesi e diversi studi. In particolare ce n'è stato uno che è stato fatto da un musicista che ha trascritto questi simboli e poi ha capito che leggendoli in una successione particolare avrebbero formato una sinfonia, una musica di 3/4 d'ora, e questa sinfonia è stata chiamata Enigma. Inoltre, se volete ascoltarla, io vi ho lasciato giù in info box il link per andarla ad ascoltare, perché qua su YouTube l'ho trovata. Non la metto all'interno del video perché immagino che ci sia un copyright, quindi vi lascio il link giù in info box e andate a vedere, a sentire in questo caso direttamente quella originale. È una musica un po' particolare, io l'ho ascoltata ed effettivamente il nome Enigma secondo me ci sta veramente bene, ma quello lo giudicherete poi voi. A Napoli c'è poi un altro luogo che è molto famoso, che è la Cappella di San Severo o Santa Maria della Pietà. È molto famosa perché ospita il Cristo velato e le macchine anatomiche. È stata edificata nel 1593, ma l'aspetto che vediamo oggi risale agli anni 70 ed è proprio in questa occasione, per quel restauro, che si è caricata di diversi simboli che si associano, si avvicinano all'alchimia e alla massoneria. Infatti si dice che sia un vero e proprio tempio massonico. In particolare, lo scopo era quello di tramandare i principi massonici senza il rischio di censura, perché a quei tempi la massoneria veniva condannata e quindi c'era bisogno di qualcosa che potesse tramandarne i principi senza che questo fosse fatto alla luce del sole. Quindi ci volevano dei simboli nascosti in qualche modo per evitare che la cosa potesse essere proprio sotto gli occhi di tutti.
Innanzitutto in questa chiesa noi possiamo notare 10 statue che la contornano completamente e che vengono chiamate virtù. Questo simboleggia il percorso spirituale e iniziatico della massoneria. Questo percorso aveva lo scopo di perfezionare se stessi e di arrivare alla verità, quella verità che ovviamente veniva tramandata ed era tale per la massoneria. Questo luogo è veramente ricco di simboli massonici perché ce ne sono altri. Uno di questi è il pavimento bianco e nero che oggi è conservato solo davanti alla tomba del principe, ma che prima ricopriva la superficie, tutta la superficie, e questo sembra rappresentare un labirinto, che rappresenta anch'esso il cammino massonico. Poi c'è la statua di Cecco di Sangro che in particolare esce dalla tomba con la spada sguainata e simboleggia un guardiano che impedisce ai profani di entrare, ma anche un accoglimento dell'adepto nella massoneria, che finché non si svolge la cerimonia è considerato un intruso. Abbiamo poi la statua della liberalità e dell'educazione che vanno a simboleggiare due sorveglianti che avevano il compito di formare e di istruire. Ai piedi della statua ci sono una cornucopia e un'aquila che simboleggiano la ricchezza spirituale che si acquisisce con la fratellanza. Poi ci sono le statue del decoro e dell'amor divino che simboleggiano altre tappe del cammino della massoneria, in particolare rettitudine morale e dominio sulla natura istintiva. Poi anche le altre statue presenti simboleggiano dei percorsi e delle tappe massoniche, però bisognerebbe essere veramente degli esperti di massoneria, cosa che io non sono, per poter fare un'analisi veramente approfondita, però insomma vi ho dato qualche indicazione di base che comunque ritenevo importante per capire un pochino meglio come mai questo luogo sia definito il tempio della massoneria. Ma a Napoli ci sono altri luoghi molto particolari, ad esempio Santa Maria del Purgatorio ad Arco, che sull'esterno presenta dei teschi e dei femori. Viene chiamata del Purgatorio perché vengono recitate delle messe in onore dei defunti senza nome, quelli che sono stati dimenticati. E la cosa particolare è che per molto tempo all'interno di questa chiesa venivano, come dire, adottati dei teschi senza nome, quindi dimenticati, per prendersene cura, per alleviare le loro pene, venivano proprio onorati, c'erano dei lumini, venivano portati loro dei fiori e quindi c'era proprio questa opera di cura e di preghiera, di vicinanza per questi teschi, questi defunti che comunque erano rimasti soli, senza nome, senza qualcuno che si prendesse cura di loro. Poi inoltre in questa chiesa spesso si prega per ottenere la grazia. Un altro luogo particolare proprio per l'adozione di teschi è il cimitero delle Fontanelle. Però su questo io non mi soffermo in questo video semplicemente perché sul mio canale c'è già un altro video in cui parlo proprio nello specifico del cimitero delle Fontanelle. Quindi per evitare di ripetermi vi rimando direttamente a quel video. Ve lo lascio giù in info box, magari anche nelle schede. E vi dico che se volete andare direttamente ad ascoltare quello che dico sul cimitero delle Fontanelle, lo trovate al minuto 8, però se volete vederlo tutto, ovviamente a me fa piacere. Tenete solo presente che è uno dei primi video che avevo caricato sul canale, quindi mi vedrete molto diversa, molto meno spigliata, molto più esitante, molto più indecisa. Quindi insomma, chiudete un occhio, abbiate pietà, non soffermatevi tanto sulla mia modalità di comunicazione, ma più che altro sul contenuto. E questi sono alcuni dei luoghi che rendono Napoli una città ricca di magia, di mistero e di energia. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi simboli, queste leggende. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.